Buon sabato, io sono Emilia, riporto i saluti della Chiesa di Valdarno, saluto tutti i membri. E oggi ho preparato, volevo riportare l'attenzione sulla nostra vita, su quello che la nostra società sta affrontando. È un momento turbolato. Ci sono degli eventi che ci hanno costretti non solo a cambiare stile di vita, ma sono venute fuori tutte le nostre fragilità. I doni che lo Spirito Santo ci ha dato li stiamo usando verso il prossimo, verso il beneficio di chi vive accanto a noi, di che intensità che stiamo usando. Ho cercato di preparare, leggo questi versi, Corinzi 13, 1, 2 e 13. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se avessi il dono della profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare in monti, ma non avessi amore, non sarete nulla. Ora dunque, queste tre cose rimangono: la fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è l'amore. E viviamo in un'epoca dove noi siamo faraoni di 500 anni fa. Il faraone, quando aveva un desiderio, lo diceva a un suo servo, a un suo uomo, diceva: voglio questa cosa. E lui lo diceva un altro, il faraone aveva questa cosa. Noi abbiamo questo cellulare, WhatsApp. Oggi con i nostri amici sappiamo a che ora ci incontriamo, che pizza prendiamo, abbiamo le macchine. Il faraone una volta veniva trasportato su questi carri, sì, addobbati, belli, però noi abbiamo macchina, noi abbiamo le Ferrari a disposizione. Se vogliamo, abbiamo le macchine, accendiamo e in 30 secondi arriviamo, in 8 minuti percorriamo distanze che anni fa, non tanto distanti da noi, che sono 500 anni. E questa cosa, però, non siamo, non ci sentiamo faraoni, non ci sentiamo contenti, non ci sentiamo realizzati, nonostante abbiamo tutti questi strumenti a disposizione. Oggi fanno le foto, si fanno una volta per fare un quadro, si mettevano anni e anni. E la cosa che mi... E non ci sentiamo ricchi, nonostante ci abbiamo tantissimi. L'umanità non è mai stata così ricca come ora. Cioè, se si cambia un cuore, un computer, cioè 3 giorni, dopo 3 giorni sei fuori dall'ospedale. Pensarci, siamo in una dimensione così, circondati da talenti. Perché comunque cambiare una cosa.